Capusso, dunque lei è qui per questo importante appuntamento, ci sarà la presentazione di questo progetto che vede come comune capofila Cerignola insieme agli altri. Brevemente di che cosa si tratta? Allora, brevemente si tratta dell'apertura di uno sportello antiviolenza qui al comune presso insomma, Cerignola, e lo sportello avrà sede nello sportello in ascolto dei padri dell'oratorio salesiano. Funzionerà due volte a settimana per un totale di 8 ore settimanali, e in più avrà ovviamente, essendo un centro antiviolenza, avrà una linea dedicata dove le persone che avranno bisogno potranno chiamare in qualsiasi momento. Quindi oltre l'orario di apertura ci sarà appunto questa linea diretta, questo numero telefonico a cui le donne potranno rivolgersi per chiedere aiuto. Tra l'altro sappiamo che il completamento di questo progetto è arrivato al termine di un lungo percorso. Beh sì, diciamo, noi nasciamo insomma già su Trani, quindi comunque siamo attivi a Trani già da 4 anni. Ora insomma cerchiamo di portare questo importante percorso anche in altre città, quindi abbiamo stretto insomma questo rapporto con il comune di Cerignola. A noi fa molto piacere, speriamo insomma che serva in questo territorio, perché penso che insomma la violenza purtroppo la troviamo da tutte le parti, in ogni città, in ogni paese. Grazie, buon lavoro. Si è svolta nell'aula consigliare di Palazzo di Città Cerignola del Foggiano l'evento realizzato dall'amministrazione comunale dal titolo Espressione Donna in occasione della Giornata Mondiale delle Donne, che si celebra in tutto il mondo ogni 8 marzo. Nel dare il saluto ufficiale, il primo cittadino Franco Metta ha ricordato la figura della indimenticabile Rossella Rinaldi, sottolineando quanto sia importante diffondere la cultura nella nostra città e contrastare con forza il diffondersi di episodi di violenza contro le donne. Infatti, all'interno dell'evento, che ha visto la partecipazione di alcune scuole cittadine, è stato presentato il centro antiviolenza di cui Cerignola è comune capofila, insieme ai comuni dei 5 reali siti. La sede sarà presso l'oratorio salesiano della parrocchia di Cristo Re e sarà diretto da Giovanna Capusso, responsabile del centro di cooperazione e volontariato di Trani. A seguire il toccante ricordo di Rossella Rinaldi nell'incontro che Pasquale Braschi ha tenuto con la professoressa Rosaria Tenore, amica di vecchia data. L'evento si è concluso in serata al Teatro Mercadante con la presentazione della mostra d'arte di Paolo Del Sario e poi a seguire la performance musicale di Giovanna Aguano, nota cantante pugliese che ha partecipato a un talent show nazionale televisivo. Mimmo Siena, Speciale News, Palazzo di Città, Cerignola, Foggia. Si ferma agli ottavi di finale il cammino della Roma in Champions League. I giallorossi di Luciano Spalletti perdono al Santiago Bernabéu martedì sera contro il Real Madrid per 2-0, grazie anche alle reti segnate tra l'altro da Cristiano Ronaldo. Purtroppo nel calcio il cinismo paga, e come è stato per i madrinisti che hanno vinto anche la gara dell'Olimpico 2 settimane fa, il copione è sempre lo stesso. Manchiamo un po' di cinismo, ha detto il giallorosso Florenzi. Intanto c'è attesa per l'ultima formazione italiana che sarà in Europa, ossia la Lazio, che disputerà giovedì la gara di andata degli ottavi di finale in trasferta contro i cechi dello Sparta Praga.